Bentrovati a tutti, un breve aggiornamento meteo per spingerci ad esaminare l'evoluzione sino alla metà di settembre, che sarà fondamentalmente caratterizzata da due fasi. La prima fino a sabato 9 settembre, che vedrà in azione un vortice ciclonico posizionato tra la Grecia e lo Ionio, il quale darà luogo a ricorrenti temporali ad aria relativamente fresca tra la Calabria e la Sicilia, ma attenzione, in Grecia ci potrebbero essere anche situazioni alluvionali. Il tutto mentre al centro, al nord e in Sardegna domineranno condizioni anticicloniche, quindi con tempo soleggiato e moderatamente caldo. La seconda fase, successiva a domenica 10 settembre, e che dovrebbe protrarsi almeno sino alla metà del mese, ma non escluso si possa andare addirittura anche oltre, vedrà tutta l'Italia soggetta a condizioni anticicloniche, quindi con tempo soleggiato e caldo, con temperature fino a 4, 5, 6 gradi al di sopra delle medie del periodo. Non arriveremo quindi ai livelli irrespirabili di luglio-agosto, e ci mancherebbe, ma di sicuro si potranno in varie occasioni superare ancora i 33-34 gradi, che per settembre sono valori di tutto rispetto. Uno sguardo rapido alle previsioni, con i temporali sparsi mercoledì 6 settembre sulla Calabria e sulla Sicilia. Per il resto avremo tempo soleggiato o appena temporaneamente nuvoloso in Basilicata, in Salento e sul sud della Campania. Ventilazione disposta da grecale, moderata con temperature nella media al sud, debole altrove e valori in leggera risalita al di sopra della norma sul resto dell'Italia. Giovedì 7 settembre, temporanea estensione di qualche focolaio temporalesco tra la Basilicata e le aree interne della Campania. Per il resto fenomeni principalmente destinati alla Calabria e alla Sicilia. Sole e ulteriore lieve rialzo delle temperature sul resto dell'Italia. Infine la tendenza successiva, che vedrà venerdì e sabato ancora alcune note di instabilità tra la Calabria e la Sicilia, ma in fase di graduale attenuazione. Poi i fenomeni andranno a concentrarsi principalmente sull'isola, soleggiato sul resto dell'Italia. Intanto le temperature guadagneranno ancora qualche grado, soprattutto sulle regioni settentrionali, a seguire anche al centro e poi, settimana prossima, anche al sud. Con questo abbiamo terminato, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo venerdì per il prossimo aggiornamento. A presto, dopo Cangelini.